Allora, giusto un brevissimo pensiero introduttivo. Ho pensato appunto a un talk su questo argomento in continuità con quanto avevo già portato a Bari relativo a Giovanni Battista Riccioli da un punto di vista geometrico e questione che lasciava aperte delle domande alle quali tenterò timidamente di dare una risposta dopo un esame approfondito che ho potuto svolgere sull'esperienza matematica di Riccioli all'interno dell'Alma Gestum Novum, poi chiaramente andrò velocemente a specificare di che opera sto parlando, anche se immagino che possa essere conosciuta. Allora, in che senso testare il falso, provare il falso? Sappiamo che Giovanni Battista Riccioli aveva una teoria astronomica falsa, una teoria semigeocentrica. Eppure, soprattutto nell'Alma Gestum Novum, la sua opera del 1651, tenta in maniera costante, approfondita e veramente propinando degli sforzi incredibili di dimostrare la falsità delle altre teorie. Ora, anticipo subito ciò che dirò in conclusione, più che dimostrare la falsità delle altre teorie, Riccioli concluderà nella scarsa probabilità di verità delle altre teorie e della maggiore probabilità di verità della sua propria teoria. Quindi c'è proprio un mutamento epistemologico rispetto a quanto voleva dimostrare inizialmente, invece alla fine si trova a poter dimostrare. Ora, chiaramente per porci le domande che andrò un po' ad esaminare, è necessario andare ad inquadrare il lavoro di questo gesuita all'interno del contesto della scienza gesuitica. Ora, qual era il contesto dell'attività sia didattica che accademica e scientifica dei gesuiti? Beh, la questione fondamentale che interessava all'astronomia era il legame tra la fisica e la matematica, considerate entrambe delle scienze realis, quindi scienze che avevano a che fare con gli oggetti naturali, con gli enti naturali, dove per naturale si intendeva un qualsiasi ente che era capace di esistere indipendentemente dalla possibilità di essere pensato. Generalmente la fisica generalis, la cosiddetta fisica generalis, trattava questioni di dinamica e alcune questioni di cinematica, come per esempio il problema della variazione della velocità dei corpi, mentre alla matesis mixta corrispondevano questioni relative, non so, alla balistica o anche all'astronomia. Perché questa distinzione disciplinare ci interessa? Perché all'epoca di Riccioli si diffonderà la cosiddetta fisico-matematica, cioè l'idea di poter unire le questioni della matematica alla fisica in senso molto stretto. Ora, da un punto di vista puramente filosofico, quale questione solleva questo fatto? Beh, solleva il problema di giustificare il legame che intercorre tra l'oggetto fisico reale e la descrizione matematica, cosa che in astronomia è evidente perché tutto il problema di dover salvare i fenomeni che era stato tenuto a bada nei secoli precedenti, con il 600 esplode e quindi tutta la sua gravità e profondità. Ora, non esiste neanche in Riccioli una filosofia della matematica. Questo è il problema più serio che ci troviamo ad affrontare. Come fare a fare astronomia con la geometria, collocando gli oggetti geometrici rispetto agli oggetti del cielo, giustificando il legame tra questi oggetti, senza poter avere una riflessione esplicita di filosofia della matematica? Allora, ecco che nell'ambiente gesuitico troviamo in generale delle riflessioni intorno agli enti matematici di carattere differente. Per esempio, la questione ontologica viene trattata quando si riflette su cosa possa essere una certa proprietà che corrisponde a una descrizione, non so, il moto ellittico di un pianeta, che tipo di proprietà deve avere in questo senso. Oppure il problema logico, cosa è una dimostrazione? Come faccio a dimostrare la verità in astronomia? Come faccio a dimostrare che una certa teoria delle comete è vera? Come faccio a dimostrare che una teoria planetaria è vera? Analogamente, l'epistemologia, il problema della dimostrazione matematica, appunto, come dicevo prima, collegata alla realtà del corpo fisico, del corpo astronomico, e infine la dimensione psicologica, che vedremo alla fine con Riccioli, diventa importantissima, ovvero in che modo posso conoscere
e legiferare, tra virgolette, intorno agli oggetti di natura, ma in particolare intorno agli oggetti astronomici. Brevissimamente, qual è il problema che sta al cuore di questa questione? Per poter descrivere il suo sistema astronomico, qui vediamo il frontespizio del Majestum Novum, dove nella famosissima bilancia tenuta in mano dalla Vergine Astrea abbiamo due sistemi in competizione, il sistema copernicano contro il sistema semigeocentrico di Riccioli, che è più pesante, più importante. Questo è un sistema misto con la Terra al centro del cosmo, il Sole intorno alla Terra e intorno al Sole alcuni pianeti ruotanti, Mercurio, Venere e Marte. Dunque un sistema misto. Qual è la matematica che utilizza Riccioli e che appunto esponevo a Bari nell'ultimo convegno? Appunto è questo sistema ad epicicli, quindi un sistema oscillante dove al punto corrispondente alla Terra, che lì si trova esattamente nel punto A, corrispondono degli epicicli e degli eccentrici oscillanti e variabili. La conclusione molto interessante, che verrà ripresa nell'astronomia riformata in maniera molto ampia, che di fatto Riccioli vuole dimostrare che questo sistema è equivalente alle orbite ellittiche di Keplero, esattamente equivalente. Fornisce tantissime tavole per dimostrare questa equivalenza e quello che ottiene è un'orbita per ogni pianeta oscillante e soprattutto spiralitica. Ora, a un certo punto la domanda diventa: ma se tale sistema è equivalente al sistema ellittico ad ellisse di Keplero, perché dobbiamo continuare a lavorare su un sistema falso? No, falso lo diciamo oggi, chiaramente lui era convinto che il suo sistema fosse vero. Ad un certo punto Riccioli dirà che nel terzo libro dell'Alma Gestum, che purtroppo noi non abbiamo, esporrà l'ipotesi assoluta. Ipotesi assoluta, cioè significa che è un'ipotesi più importante di tutte le altre. Allora la questione è: che cosa significa avere una ipotesi assoluta? Riccioli prenderà continuamente dati osservativi e dati empirici rielaborati in seconda appunto delle ricostruzioni geometriche molto 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 rigorose per far vedere che la combinazione in astronomia tra la geometria e l'osservazione, la compilazione di tavole, di dati, non porta alla certezza. Quindi di fatto conclude il suo lavoro in maniera scettica, viene da dire. Ecco, questo sembra clamoroso. Allora, la domanda è quella che mi facevo all'inizio: che tipo di che ruolo ha la matematica all'interno dell'astronomia di Riccioli? Perché lui, che era così preciso a livello di osservazione, quasi da essere maniacale, alla fine sembra concludere con una posizione scettica? Allora, bisogna provare a rovesciare la domanda, qui andrò velocissimo perché è impossibile sostare su ognuno di questi termini, ma si tratta di indagare l'Alma Gestum Novum, diciamo un po' con la lente di ingrandimento, andare a raccogliere, cioè tutta all'interno della terminologia utilizzata, tutte le volte che ricorrono termini usualmente matematici, del tipo cos'è un argomento, una conclusione, una definizione, l'esempio, l'ipotesi e via dicendo. La terminologia è fortemente deduttiva e ovviamente c'è un legame con Euclide, con Archimede, con la scienza greca, quindi non è un mistero perché il linguaggio sia questo, ma il mistero è in che modo Riccioli voglia, tra virgolette, assiomatizzare l'astronomia, come vuole compendiare la sua conoscenza per poter dare questa ipotesi assoluta, questa maggior certezza rispetto ad altri. L'analisi dettagliata di tutti questi termini, con i luoghi in cui ricorrono e la differenza tra le varie sfumature, appunto ho avuto conferma che verrà pubblicata nell'Archive Internazionale di Histoire des Sciences, quindi ecco, non mi dilungo su questo lavoro perché è molto filologico e quindi ci porterebbe via molto tempo che non abbiamo.
Faccio giusto qualche piccolissimo esempio. Come viene utilizzata il termine supposizio? È interessante perché Riccioli lo utilizza sia in riferimento ai problemi di fisica, non so, la caduta dei gradi, che in riferimento alle questioni geometriche, e dunque la supposizio diventa ciò che devo ritenere implicito, esplicitandolo, per procedere poi nella dimostrazione. Ma sulla supposizio va caricato una dimensione congetturale molto forte, ecco, cioè è esplicita la dimensione congetturale della supposizio. Methodus investigandi e metodi investigandi, questo è interessantissimo perché di ogni problema, sia per la geometria, per avere una dimostrazione geometrica, che per la determinazione, non so, del moto medio del sole, per dire, Riccioli fa vedere uno o più metodi per ottenere quel dato. Addirittura in alcuni casi, per esempio come quando discute la seconda legge di Kepler, va a parlare di un equatio praxium, cioè dal metodo si deve ottenere una prassi che però a volte può generare più prassi equivalenti, e quindi ci sono vari modi per ottenere lo stesso risultato. Oppure ancora, argumentum, addirittura argumentum contra, all'interno di ogni trattazione, di ogni problema, si può trovare una soluzione a priori, a posteriori o ex absurdis. Molto bello ad esempio quando lui tratta questo problema in relazione alla questione della sfericità del cosmo. Tutto ciò gli consente di arrivare alla tabule opinionum, cioè compila queste tavole di comparazione, perché il problema fondamentale è capire di chi fosse la posizione giusta, il sistema vero. E vado dunque alle conclusioni. Tutto questo gli permette di elaborare delle ipotesi. È molto interessante la lunga serie di sfumature filologiche che lui utilizza, che lui utilizza per ipotesi. A volte si avvicina al termine ipotesi il termine sistema. Quando? Per esempio, se deve trattare il sistema di Copernico, tratta il sistema di Copernico, cioè un'ipotesi in sé. Quando invece va sul piano comparativo, allora il termine preferito è ipotesi, non più sistema. Quindi l'ipotesi di Copernico è un'ipotesi comparata ad altre ipotesi. Il sistema di Copernico è il sistema in sé. Anche qui non mi dilungo, perché ognuno di questi termini equivalenti è molto interessante, perché poi ci sono piccole sfumature che Riccioli introduce. Vado invece appunto alla ipotesi assoluta. Qual è l'ipotesi assoluta? È il lavoro che riassume tutte queste comparazioni svolte in oltre 1500 pagine di ricerca, e alla fine ogni capitolo fondamentale conclude con nostra opinion, cioè viene data un'opinione su tutto, che è il risultato di questa comparazione assidua e profonda. E attenzione, qui è la cosa più sorprendente, perché diciamo fino a qui ci può stare, no? Lui ha fatto tutto questo grande studio comparativo e di volta in volta tenta di dare la sua propria soluzione, prende le varie soluzioni, il problema del Sole, Saturno, le macchie del Sole, bene, eccetera, eccetera, le mette insieme e diventa l'ipotesi assoluta che è il suo sistema. Non ci ha dato il riassunto nel terzo volume, pazienza. Ma qual è la cosa ancora più interessante? Che arriviamo qui ad un certo punto, quando Riccioli deve pubblicare l'atto, no? contro Galileo, e ad un certo punto deve giustificare, parlare dell'ipotesi di Copernico, dirà: qual era stato il problema di Copernico? Quello di aver considerato questa opinion in maniera assoluta, cioè di aver fatto del suo sistema non una ipotesi, ma una personale opinione, avendola presa in maniera assoluta, non ipotetica. Ecco perché lui ci tiene moltissimo a continuare a parlare di se stesso come una ipotesi assoluta, quindi né come un sistema né come una opinione. E dunque il percorso di Riccioli nel suo programma matematico, che non è mai esplicito, lui nel secondo libro dell'Almagesto fa molta matematica, ma ha puri fini applicativi, per capire in che senso c'è questo legame tra l'ente matematico e il corpo fisico, beh, sicuramente dobbiamo capire che l'obiettivo è l'astronomia, quindi si parte dall'astronomia per capire la matematica. La matematica serve per costruire un apparato dimostrativo generale,
per interrogarsi sulla relazione tra corpi celesti e corpi matematici, confrontare in questo senso le differenti ipotesi e giungere né alla verità né alla falsità, ma all'ipotesi più probabile. E questo è, diciamo, con Riccioli, forse abbiamo l'ultimo esempio di sistema prima della soluzione newtoniana. Grazie. Qualche domanda? Ricordo che molto di recente Flavia ha pubblicato un libro molto importante proprio su Riccioli, che è interessato a questo tipo di studi, consiglio vivamente di acquistare. Una curiosità, tutta l'impostazione dell'ipotesi di Riccioli, dice, quindi parte da delle opinioni, poi cerca di verificare se queste opinioni sono delle ipotesi, delle opinioni, oppure sono assolute, ma fondamentalmente non parte da un preconcetto, cioè quello religioso tutto deve riportare, e quindi in realtà anche la sua matematica e la sua fisica non sono l'osservazione di fenomeni fisici ricavandone delle ipotesi o delle teorie, ma sono un elemento per riportarsi ad una certo. Verità superiore. Certo, sì, grazie della domanda, che è il cuore diciamo del problema di Riccioli, il motivo per cui è molto conosciuto. È difficilissimo rispondere adesso in 30 secondi che ho veramente. Allora, questo è un po' il problema dal quale sono partita anche io proprio per svolgere tutta la ricerca su quest'uomo, ma in realtà, se questo è il preconcetto, la scommessa grande che viene intrapresa nell'Anna Gestum è duplice: da una parte tener fede allo spirito sperimentale che lui aveva anche in relazione un po' a tutta la scuola gesuitica, ed è uno spirito sperimentale fortissimo, perché dicevo prima, sembra quasi maniacale nel riportare i dati, nell'eseguirli, viene citato da Huygens per tutti gli esperimenti sulla caduta dei gravi, quindi sicuramente non va messo in dubbio che la sua attenzione ai dati era fondamentale. Dall'altra però aveva chiaramente a cuore, da una parte l'obbedienza, probabilmente la possibilità di continuare a lavorare semplicemente per l'istituzione di cui faceva parte e a pubblicare, incluso l'Arma Gestum Novum, dall'altra veramente lo scrupolo di comprendere se fosse possibile questo passaggio all'eliocentrismo. Io devo dire che, stando da diversi anni ormai sui testi di Riccioli, ho qualche dubbio che lui avesse continuato a difendere il proprio sistema solo per un preconcetto così religioso o per convenienza politica. Sì, ma perché gli mancava due cose gli mancavano: sia di andare a fondo alla filosofia della matematica, adesso sto preparando un altro lavoro proprio di comparazione tra l'Almagesto e l'astronomia in merito a questo punto. Scendiamo Fabrizio che vedo. Che sì, chiudo questo discorso. Quindi da una parte gli mancava la filosofia della matematica, e dall'altra, appunto, dicevo, c'era il fatto che gli mancavano le prove fisiche, e infatti gli ultimi 10 anni li dedicherà a continuare a cercare questa prova fisica e non la troverà mai. Non era tempo. Grazie.